iOS 16.2 è finalmente disponibile per tutti e sono tante le novità meritevoli della vostra attenzione. Ve le racconto tutte subito dopo la sigla. Voi mettetevi comodi e iniziamo! Nonostante sia stato apprezzato da moltissimi utenti, l'Always On Display dei nuovi iPhone 14 Pro ha suscitato qualche dissenso, vuoi anche per un approccio talvolta troppo invasivo. iOS 16.2 permette ora di rimuovere lo sfondo e di mantenere una sola schermata Total Black, più discreta e minimale. La funzione, come prevedibile, risiede ancora una volta all'interno delle impostazioni. Poi schermo e luminosità. Qui, selezionando schermo sempre attivo, potrete decidere di disattivare singolarmente lo sfondo e all'occorrenza anche le notifiche. Così facendo, l'Always On mostrerà soltanto gli elementi strettamente necessari, senza alcuna amenità aggiuntiva. Credo che sia un grande passo in avanti, volto ad accontentare tutta quell'utenza che non aveva gradito l'approccio utilizzato sino ad oggi. Certo, l'Always On Display privato dello sfondo perde in termini di personalità, allineandosi a quanto visto su molti dispositivi della concorrenza. Ma d'altro canto è giustissimo lasciare questa decisione ai singoli utenti, così saremo tutti felici e contenti e ognuno seguirà il proprio gusto. Chiunque sia immerso nell'ecosistema della mela morsicata sa bene quanto incredibile sia AirDrop, vista la possibilità di trasferire grandi quantità di file in uno schiocco di dita. Tuttavia, iOS 16.2 introduce una limitazione, non funzionale, ma temporale. Adesso AirDrop permetterà l'accesso a tutti gli utenti soltanto per 10 minuti. Una volta trascorso questo lasso di tempo, la funzione verrà ripristinata alla modalità solo contatti, in modo del tutto automatico. Una modifica questa volta a migliorare la privacy degli utenti, soprattutto in tutti i luoghi affollati, quali uffici, bar o, perché no, anche i treni. iOS 16 ha avuto il coraggio di osare. E certamente i widget della lock screen hanno giocato un ruolo molto importante, ma la nuova versione 16.2 non si è affatto accontentata e anzi ha introdotto ben due nuovi widget che ora chiaramente vi presento. I primi sono relativi alla funzione sonno, volti a monitorare la durata, gli orari e la qualità del riposo. Chiaramente potrete anche deciderne la dimensione, optando per una visualizzazione più completa oppure al contrario più compatta. La seconda novità, molto più utile se posso permettermi, interessa i widget dell'app Salute e più nello specifico dei farmaci. Chiunque debba assumere dei medicinali potrà controllarne gli orari direttamente nella lock screen, così da evitare di dimenticarsene. Piccolissima interruzione per ricordarvi di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina. Sono due azioni che non vi costano nulla se non 20 secondi del vostro tempo, ma che sono importantissime per me. Qualora non l'abbiate già fatto e vogliate farlo in questo momento, davvero grazie mille e in caso, benvenuti a bordo. La privacy è da sempre un elemento fondante di iOS e credo che gli aggiornamenti software di questi anni ne siano una conferma più che evidente. La tutela dei dati è importante e deve essere estesa a quanti più servizi possibile. Tuttavia, qualora sia necessario, potrete ora disattivare la funzione volta a nascondere l'indirizzo IP ai siti web. E ora vi spiego come fare. Prestate attenzione che questa integrazione sarà disponibile soltanto con il relay privato iCloud attivato. In caso contrario, la voce non verrà mostrata. Adesso, infatti, aprendo una pagina su Safari e cliccando sull'icona in basso, noterete un'inedita voce Mostra indirizzo IP, che andrà a disattivare in modo temporaneo il relay privato iCloud, per permettere la condivisione dell'IP con il sito web. Questa scelta sarà attiva fin tanto che non si chiuda o non si ricarichi il pannello corrente. Poi l'indirizzo IP verrà nuovamente nascosto. Dobbiamo ancora rimanere in tema di privacy, perché no, non è affatto finita qui. La crittografia end-to-end viene estesa da 14 a 23 categorie differenti, inclusi il backup iCloud, le note personali e persino le foto. Per trovare la voce dovrete recarvi nelle impostazioni di iPhone,
Poi cliccare sul vostro profilo utente. Qui, selezionando i cloud e scorrendo verso il basso, troverete un'inedita funzione chiamata protezione avanzata dati. E siccome nemmeno la stessa Apple avrà le chiavi necessarie per accedere a questi dati, la configurazione richiederà anche un metodo di recovery da utilizzare qualora perdiate accesso al vostro account. Ma calmate l'entusiasmo. Sfortunatamente, almeno al momento, questa funzionalità non è ancora attivabile nel nostro paese. Seppur non sia ancora nota una data precisa, l'attesa dovrebbe essere piuttosto breve. L'uscita, infatti, è prevista già nelle prossime settimane, all'inizio del 2023. Quindi non temete. iOS 16.2 interviene con i guanti anche all'interno dell'app Meteo, che conquista una funzione secondaria ma più che apprezzabile. Adesso infatti i vari grafici mostreranno i dati con una precisione al minuto, un bel miglioramento rispetto a quanto visto sino ad oggi, dove i valori venivano riportati con cadenza oraria. Ve lo dico in tutta sincerità, non mi sarei mai e poi mai aspettato che Apple Music integrasse una funzione di karaoke per cantare a squarciagola le nostre canzoni preferite. Ma farsi sorprendere ogni tanto è meraviglioso, e questo è uno di quei casi. In ogni karaoke che si rispetti, sono gli utenti a diventare i veri protagonisti, e questo Apple Music Sing lo sa, e come se lo sa. Non a caso, infatti, avrete il pieno controllo sul volume del cantato. Chi, come il sottoscritto, non è dotato di grandi qualità canore, potrà semplicemente abbassare la voce dell'artista, così da duettarci insieme e far sì che ci accompagni nella performance. Chi, al contrario, si sente più coraggioso, potrà mutarne la voce per dare libero estro e libero sfogo al proprio talento. In questo caso sentirete soltanto un leggero eco della voce dell'artista in sottofondo, quasi come fosse un coro di accompagnamento. Per rimanere a tempo con il beat e rendere l'esperienza ancor più coinvolgente, il testo verrà evidenziato parola per parola, con animazioni fluide e soprattutto incredibilmente precise. Nonostante si tratti di una funzionalità del tutto inedita, Apple Music Sing è già compatibile con milioni di brani, e molti altri verranno inclusi nel prossimo futuro. E guardando un altro lato positivo, avrete un motivo in più per cantare allegramente sotto la doccia. L'altra grande aggiunta di iOS 16.2 si firma come Freeform, nome alternativo per definire una lavagna digitale infinita, dove inserire bozze, appunti, schizzi e qualunque altra cosa vi passi per la testa. Ci sono una moltitudine di strumenti su cui fare affidamento, tutti utilissimi per buttare su carta virtuale le proprie idee. Oltre alle classiche forme geometriche di base, si potrà anche optare per l'inserimento di geometrie 3D, sempre molto apprezzate. E ovviamente non è finita qui. Gli utenti potranno utilizzare un'infinità di illustrazioni di ogni genere, dagli oggetti agli animali, fino ad arrivare a strumenti ed elementi specifici per ogni categoria. Per averne una panoramica completa dovrete investire qualche minuto del vostro tempo, ma credetemi, ne varrà la pena. Seppur non meriti grandi menzioni, la funzionalità di inserimento testi nasconde una chicca molto apprezzata: la possibilità di cambiare font. Una piccolezza che amplia però gli orizzonti della personalizzazione, e trattandosi di uno strumento prettamente creativo, credo sia decisamente importante. Oltre ai classici testi, Freeform permette l'aggiunta di note in stile post-it, utili ad esempio per fissare i concetti più importanti o per segnalare eventuali problematiche ad altri utenti in condivisione. Come ogni lavagna che si rispetti, è necessario poterci scarabocchiare sopra. In questo vi aiuteranno strumenti dedicati, quali ad esempio le classiche matite e penne, o ancora il pennello per creare forme geometriche con riempimento. Per concludere, potrete inserire immagini a vostro piacimento e pensate addirittura a link a siti web di vostro interesse. La compatibilità è in perfetto stile Apple, e questo significa che potrete sincronizzare i file su tutti i vostri dispositivi, iPad e Mac compresi. Le note condivise sono davvero comodissime e personalmente mi capita di utilizzarle con cadenza quasi quotidiana.
Potrete quindi immaginare quanto abbia apprezzato la nuova funzione che sto per raccontarvi. È davvero clamorosa. Punto. iOS 16.2 permette di visualizzare in tempo reale il cursore degli altri partecipanti alla nota, così da avere un prospetto preciso di tutte le modifiche apportate. Concludiamo questo recap addentrandoci all'interno dell'app casa, dove arriva un intangibile piccolo miglioramento. Infatti, la stabilità di connessione tra gli accessori smart e i dispositivi Apple è stata migliorata, rendendone l'esperienza molto più affidabile. Ma amiche ed amici miei, anche questo video è giunto al termine. Io mi auguro di cuore che vi sia piaciuto e spero di aver condensato tutte le novità principali nel minor tempo possibile. Peraltro, per onor del vero, ci sono delle novità secondarie che non ho trattato all'interno di questo video e che potrete comunque trovare all'interno del changelog. Ad esempio, è stato migliorato il crash detection sugli iPhone 14 Pro e ci sono anche altre novità secondarie al Game Center, eccetera, eccetera, che potrete approfondire voi in sede separata. D'altro canto, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina e soprattutto di condividere il video con chiunque abbia un iPhone. La condivisione mi permette di arrivare a quanti più utenti possibili. So di poter contare sul vostro supporto e davvero grazie mille a chiunque condividerà questo video. Noi, come sempre, ci diamo appuntamento nei prossimi giorni e nelle prossime settimane con nuovi contenuti pazzeschi. Stay tuned e alla prossima. Ciao!